Un'opera inestimabile, quella lasciata da Luigi Cipparrone, che attraverso l'arte della fotografia ha rinnovato lo sguardo sulla Calabria, portandola ben oltre i confini regionali. Da sempre legato alla sua terra, soggetto ricorrente nei suoi scatti, il fotografo calabrese è oggi protagonista del progetto Luigi Cipparrone 1947-2013, la fotografia come archivio del territorio calabrese, progetto ideato dall'Associazione Culturale Fata Morgana con il sostegno della Regione Calabria. Partito il 27 aprile e sino al 10 di giugno, online e in presenza, l'evento accompagna fotografi, studiosi e appassionati in un viaggio nel fondo fotografico, non ancora archiviato, lasciato da Cipparrone, attraverso seminari, giornate di studio, mostre e performance varie. Dopo la giornata conclusiva, archiviare il territorio, fotografia, luoghi, identità, verrà inaugurata il prossimo 3 giugno a Villa Rendano una mostra dedicata all'artista della fotografia contemporanea. L'evento è curato da Caterina Martino e Loredana Ciliberto e mira a contestualizzare la documentazione del patrimonio culturale calabrese realizzata dal fotografo cosentino all'interno del panorama fotografico nazionale ma anche internazionale. Intende esplorare e raccontare lo studio e i prodotti dell'arte di Luigi Cipparrone, che è stato fotografo ma è stato anche grande scopritore di meccanismi con i quali fermare la realtà.